Oggi siamo qui con Giovanni Luzzu. Ciao Giovanni. Ciao Andrea. Giovanni ha vinto il premio il Golden Domus come sales manager per la categoria attività e operazioni immobiliari. Giovanni non è il primo Golden Domus che vince perché ne ha vinto un altro lo scorso anno, ma come migliore agenzia d'Italia, ma c'è da dire che aveva vinto per altre 3 volte. Per altre 4 volte, anzi, il premio come miglior agenzia d'Italia. Quindi complessivamente ha sempre gestito dei gruppi che poi hanno portato ad ottimi risultati. L'agenzia di Milano Centro negli ultimi 7 anni ha vinto per 5 volte, è stata la migliore agenzia d'Italia. Eppure ci troviamo qui proprio perché invece ha vinto il Golden Domus per attività e operazioni immobiliari. Questo significa che in un'agenzia immobiliare è sempre importante che, chiamiamolo l'allenatore, sia sempre un po' un allenatore giocatore, che rimanga sempre in contatto con l'attività operativa e allo stesso tempo sappia gestire. Allora, visto che ho l'occasione di averti qui, mi viene da chiederti come interpretare al meglio, come riuscire a coniugare queste due cose, Giovanni. Allora, diciamo che quest'anno il nostro principale obiettivo era arrivare per la quinta volta come migliore agenzia. Quindi quello un po' ci ha spinto nell'andare a ottenere dei risultati da agenzia e soprattutto E anche personali, certo. certo, io che poi sono il responsabile dell'agenzia ho la responsabilità maggiore che l'agenzia ottenga dei risultati. E quindi quello mi ha portato ad ottenere poi a fine anno il risultato individuale, quindi personale. Ma come riesci a bilanciare le due cose? Perché naturalmente la tentazione poi può essere no, faccio tutto io, oppure e sostituirmi. Invece vedo che te da un lato fai le cose tue, ma allo stesso tempo c'è un team che lavora. Qual è la cosa che fa riuscire questo mix? Diciamo che in questi anni mi sono abituato a delegare delle attività lavorative. Quello che mi fa stare tranquillo nell'andare a delegare le attività sono sicuramente il fatto di prepararli prima di qualsiasi attività lavorativa da svolgere. Quindi mi fermo con loro, magari dedico del tempo, quel quarto d'ora, 20 minuti che poi permette alla persona di capire le attività che poi deve andare a svolgere. E E poi questo magari è. anche ci sono situazioni in cui te li porti con te a vedere attività tue oppure le accompagni, ma quindi ti lasci sempre uno spazio per te, dando pure a loro, mi sembra di Sì, capire, giusto? diciamo che mi ritaglio degli spazi nella giornata per far vedere in anticipo l'attività che poi dovrà svolgere lui. Faccio un esempio, anche il solo appuntamento di vendita su un mio immobile, lo porto per la prima volta a vedere l'immobile, gli spiego come dovrà essere fatto e quindi di conseguenza è un'attività che delego in modo tale che poi io mi possa dedicare ad altre attività lavorative. Il fatto di stare sul territorio, quello mi ha portato sicuramente a stare sempre sul pezzo, a capire le dinamiche del mercato, a conoscere nuova gente, a occuparmi poi di pubbliche relazioni e quindi poi a portarmi ad acquisire degli immobili per poi fare. Infatti mi sembra che tanto del tuo lavoro proviene da clienti che ritornano, clienti che ti vengono mandati. Credo che questo sia veramente un ottimo esempio anche per chi collabora con te di quanto sia importante la cura del cliente e il passaparola nel nostro lavoro. Sì, devo dire che i risultati ottenuti provengono in gran parte da conoscenza del territorio effettuata, da conoscenza di persone che poi ho conosciuto in appuntamento di vendita e quindi poi ci ho stretto dei rapporti. Devo dire che io l'anno scorso ho iniziato, per cause di forza maggiore, a fare appuntamenti solo
appuntamenti vendita solo attraverso video call e la sto continuando a portare avanti e penso che sarà una cosa che continuerò a portare avanti perché la reputo una cosa molto comoda, ma allo stesso tempo mi permette di conoscere più persone e lavorando con loro anche sulla loro richiesta clienti mi permette di capire se devono vendere casa, ma comunque posso andare a proporgli anche altro. Quindi si incominciano a creare dei rapporti che poi coltivo e questo poi mi porta poi a ottenere dei risultati in automatico, devo dire. Certo, ma infatti penso che questo tuo costante contatto con la base, con la clientela, poi ti ha dato modo pure di cambiare i comportamenti di gestione rispetto ai tempi che poi cambiano. Te ormai sono oltre 11 anni, se non ricordo male, che sei responsabile dell'agenzia, che ha avuto un grande sviluppo e credo che questo costante contatto col mercato, con la clientela, ti abbia proprio dato modo di essere anche sempre vicino ai consulenti e quindi anche capire le esigenze che hanno sia i collaboratori ma anche i clienti e il mercato. Questo penso possa, sia stato un grande valore aggiunto. Vedi Andrea, io in questi anni ho lavorato molto sulla sensibilità, cercando di apprendere quelle che erano le situazioni che mi capitavano con i clienti e ho cercato sempre di trasferirla al team, cercando sempre di adeguarsi ai momenti di mercato, cercando sempre di adeguarsi al tipo di clientela che poi andavamo ad incontrare. Quindi, se posso dire un po' un piccolo segreto dei risultati ottenuti in questi anni. Che mi viene da dire, nulla viene a caso perché sviluppare la capacità di mettersi in discussione, di captare i segnali, è comunque un allenamento costante e te sei un esempio chiaro di come si primeggia, cioè mettendosi in discussione, allenandosi con costanza. Veramente complimenti per questo fantastico risultato, insomma, vincere un Golden Domus a livello personale credo che sia una gran bella soddisfazione. Complimenti veramente, Giovanni, e grazie, insomma, per il tuo tempo e l'augurio magari di vincerne un altro l'anno prossimo. Sì, ecco, questo è sicuramente l'obiettivo, sia da un punto di vista individuale, ma soprattutto da un punto di vista di agenzia, anche perché quest'anno siamo arrivati secondi. Per me, aver perso comunque è sempre comunque una sconfitta, perché l'obiettivo era arrivare sicuramente primi per la quinta volta, però è anche un motivo di orgoglio il fatto che Rinaldi sia arrivato primo, anche perché è cresciuto con me, quindi devo dire che sono orgoglioso anche di questo risultato. Questo è il tipico caso dell'allievo che supera il maestro, vedi? Adesso però il maestro torna, giustamente. Bene, e allora a presto. Ci Grazie. vediamo presto. Ciao Giovanni, ciao. Ciao.